Cari telespettatori di Safe Drive Motorsport, benvenuti a questa puntata speciale. Ci troviamo qui all'Autodromo Nazionale di Monza, in questa splendida cornice. Sentirete sotto, abbiamo un rumore, in questo caso penso della Formula 3 che sta girando, sta facendo le prove libere. In questa puntata parliamo di GT italiano e abbiamo qua a rappresentarlo, direi, i massimi esponenti, i piloti tra i migliori di queste categorie. Partiamo dalla mia destra con Stefano Gai, che corre con i Ferrari, col nuovo 458, ma avremo modo di parlarne. Poi abbiamo Andrea Sonvico, pilota Audi, del team Audi Sport Italia. Ed infine, alla mia sinistra, abbiamo Giorgio Sanna con la Lamborghini Gallardo. Grazie, salve a tutti. Allora, parliamo di questa new entry intanto, Ferrari 458 GT2. Non siete in tanti, però la lotta si preannuncia molto tosta. Sì, è diciamo un po' una gara test anche per me, che mi servirà per scegliere cosa fare poi l'anno prossimo, perché questa è un'opportunità che mi ha dato il mio sponsor ormai storico da tanti anni, Alberto Redaelli, titolare della Figestim, che appunto era da inizio stagione che mi chiedeva di poter fare una gara con lui. E mi ha chiamato 2 settimane fa dicendomi che c'era questa possibilità. Ho detto perché no, un GT2 è una macchina sicuramente difficile, ci sono tante cose da fare anche all'interno, sembra veramente un computer rispetto a 458 in versione challenge che uso io nel campionato Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, e penso sia una bella possibilità appunto questa nella mia gara di casa di correre con lui, che è un gentleman, quindi cercherò magari di potergli dare un pochettino più una mano io. Questo weekend abbiamo pochissimo tempo a disposizione, perché abbiamo 2 turni da mezz'ora dove dovremo guidare tutti e 2 per cominciare a capire la macchina, e poi entreremo direttamente nelle prove ufficiali domani, quindi nessuno dei 2 ha mai girato, dovremo ambientarci un attimino, però sicuramente è un weekend molto molto bello, ci sono tantissime macchine, più di 30 vetture al via, e ci saranno tantissimi GT3 che qui hanno forse più motore del GT2, quindi... Mi ha rubato la domanda che volevo fare, cioè chi sta davanti secondo te qui? GT3 vediamo, insomma, il GT2 è una macchina che è molto più complessa di un GT3, però con le restrizioni regolamentari del GT2 capita più di una volta di vedere davanti magari dei GT3, perché appunto hanno meno aerodinamica, sono meno sofisticati sotto il livello aerodinamico di meccanica anche, però hanno a volte più motore di noi, quindi... Ci sta una pista come questa, che appunto si raggiungono le massime velocità, di vedere qualche GT3 davanti a noi. Andrea, veniamo all'Audi, la casa degli anelli. Quali sono le differenze regolamentari, diciamo ai nostri telespettatori, tra un GT Cup, un GT3 e un GT2, ma veramente grosso modo? GT Cup sono vetture che derivano dalle serie monomarca, quindi per esempio la Lamborghini dal Super Trofeo, la Porsche dalla Carrera Cup e la Ferrari dal Trofeo Challenge. Quindi sono macchine con poche modifiche rispetto appunto ai monomarca. Il GT3 è uno step in più e, come diceva prima Stefano, hanno più libertà per quanto riguarda la potenza dei motori, ma hanno molte limitazioni per quanto riguarda aerodinamica e meccanica, quindi hanno comunque dei pezzi che sono vicini a quelli di serie. Il GT2 invece è la vettura più evoluta, specifica per le corse, però appunto è stata limitata molto con delle bride, quindi delle limitazioni d'aspirazione per diminuire la potenza, e quindi, come diceva Stefano, appunto sarà una bella sfida tra GT2 e GT3. Non è detto che la categoria GT2, che è superiore, debba per forza stare davanti. Ecco, quindi da quanto dice Stefano starei davanti te a lui, no? Ma speriamo, anche se comunque... Lui è il vantaggio, conosce la macchina tutto il campionato, quindi esatto, sicuramente... Non cominciamo a cercare scuse. Poi ricordiamo che lui comunque si sta giocando al campionato, esatto, quindi il titolo GT3 dell'italiano, quindi... Quindi avrai degli aiuti dai colleghi anche Ferrari, tu dici? Ah, questo passare. Non lo so, magari poi ci mettiamo d'accordo sotto banco. Se ne ho di categoria diversa, vediamo di... Però appunto dicevo, noi faremo gara sulla Porsche, che è la nostra avversaria per il campionato GT3, anche perché oltre ai GT2, alla Ferrari di Stefano, ci sono altre macchine in GT3 che sono entrate da poco, come la 458 e anche la Lamborghini di Reiter, che sono vetture estremamente competitive. Serviranno sicuramente a togliere punti alla nostra avversaria, però potrebbero anche stare davanti in assoluto, quindi sarà una gara difficile a livello tattico. L'obiettivo che non nascondono è quello di vincere il campionato dopo 2 tentativi comunque andati quasi a buon fine, perché sono stati 2 secondi posti, ma comunque hanno fatto sempre fatto vedere, sì, il primo ovviamente è diverso, è l'obiettivo, è l'unico obiettivo stagionale, e non possiamo permetterci di sbagliare. Veniamo ora a Giorgio Sanna. Direi, senza che gli altri me ne vogliano nulla, ma forse il più completo in quanto pilota, collaudatore proprio della Lamborghini, sei a capo dei collaudi Lamborghini, ovviamente della tua macchina ne parlerai solo che bene, però
Elencaci un po' pregi e difetti della Lamborghini Gallardo. Ma innanzitutto nella GT Cup utilizziamo la Gallardo Super Trofeo, per cui è una vettura che deriva dal monomarca che la Lamborghini organizza in Europa. Rispetto alla vettura monomarca abbiamo le bride sul motore in aspirazione per limitare la potenza del motore nei confronti delle altre vetture concorrenti, delle altezze da terra imposte per alzare un po' di più la vettura e quindi renderla meno agile rispetto alla versione appunto da trofeo. E sostanzialmente pregi e difetti, diciamo che uno dei grandi pregi della Lamborghini in generale, perché in questo caso la macchina da corsa ha ripreso un po' il DNA della vettura stradale, è la facilità di guida, una vettura che mette a proprio agio qualunque tipo di pilota, dal professionista al gentleman, quindi una vettura non apprensiva, facile da guidare, quattro ruote motrici, questa è la caratteristica principale rispetto alle altre vetture che corrono nel GT Cup, ma soprattutto rispetto alle vetture che in generale corrono nel campionato Gran Turismo anche a livello internazionale. È l'unico monomarca con il quattro ruote motrici e questo chiaramente dà dei vantaggi in termini di grip, di motricità della vettura. Per contro, chiaramente il sistema quattro ruote motrici appesantisce leggermente la macchina e in aggiunta a questo va detto che nel caso anche del GT Cup rispetto alla versione trofeo abbiamo 30 kg di zavorra, quindi siamo a 1350 kg di peso minimo, vuol dire quindi senza pilota, senza carburante, certo. E che sono circa 200 kg in più rispetto ad una Porsche Cup che corre nel GT Cup. Ciò nonostante la macchina è competitiva, chiaramente le vetture hanno caratteristiche diverse, noi siamo un po' più penalizzati nelle piste dove serve carica aerodinamico e velocità di percorrenza in curva, vedi il Mugello l'ultima gara. E qui non serve. Qui non serve, sicuramente è meno importante, l'anno scorso abbiamo fatto due vittorie, la pole position su questo circuito, quest'anno non mi aspetto di avere un margine così ampio come quello che avevamo l'anno scorso perché la Porsche è cresciuta tantissimo e giustamente grazie a delle deroghe regolamentari, per cui aspettiamo le prove libere di oggi per capire quali saranno i valori in campo. Ecco, chiediamo adesso ancora a Andrea, la tua macchina qui a Monza dove va forte, in quale curva? Questo anche perché abbiamo tanti appassionati che conoscono il circuito. Magari il rettilineo, non lo so. Dove ti senti? Sicuramente i cavalli dell'R8 si faranno sentire nel rettilineo. A me piace molto per quanto riguarda la percorrenza e soprattutto l'inserimento nelle curve come l'ESMA, Ascari, anche se per me non ho mai girato qui a Monza, però ci sono delle curve molto simili, per esempio a Imola o al Mugello, e siamo stati molto competitivi. Ho apprezzato molto appunto il grip della vettura arrivando da anni di Porsche e magari soffrendo un pochino di più sotto sterzo. Certo, Stefano? Non l'ho mai provata, quindi non dove saprei dire che possa essere più competitivo. Ma io credo che col carico aerodinamico che ha quella macchina di poter andare molto forte nelle Lesmo e in Ascari, credo che siano le tre curve dove anche in parabolica, perché ecco, da regolamento, è molto importante. Da regolamento della tua categoria, voi potete dare e togliere comunque carico aerodinamico. Vabbè, quello sì, sicuramente, però qui andremo più scarichi possibili. Ecco, appunto, andando scarichi però il carico non si sentirà molto. Però sicuramente cercheremo di anche scarichi, comunque una macchina che con l'ala che ha sicuramente avremo magari più carico di altre macchine, quindi cercheremo di fare un compromesso per non sacrificare troppo appunto la velocità, che qui è importantissima, comunque avere un po' di carico per quanto riguarda le Lesmo, Ascari e paraboliche, che sono curve comunque dove l'aerodinamica è molto importante. Sicuramente non è così per la prima e la seconda variante, perché ovviamente si fa velocità talmente bassa, certo, che l'aerodinamica è quasi ininfluente. Ecco, lì magari avrà invece un valore aggiunto la Lamborghini, la prima variante, motricità in uscita di buono, se si esce veramente, cioè si entra piano ma si esce altrettanto piano. Assolutamente, prima variante e seconda variante sono curve che affrontiamo in seconda marcia con la Lamborghini, quindi lì la motricità in uscita conta molto e speriamo di essere veloci sul rettilineo così come lo eravamo l'anno scorso rispetto alla concorrenza. Me lo ricordo bene l'anno scorso. L'unica gara che ho fatto l'anno scorso qui in italiano era con mio compagno Tommaso Rocca e abbiamo iscritto due giorni prima un 430 in configurazione purissima challenge, che appunto qui potevamo fare una bellissima gara perché non avendo aerodinamica puntavamo solo sulla velocità, e mio compagno mi ha lasciato la macchina parecchio indietro, io ho fatto una rimonta bellissima, sono rimasto in testa per parecchio, quando poi ho cominciato a vedere da lontano che arrivavano due Lamborghini, ho chiesto quanti giri mancavano alla fine, perché se mancano due o tre cure posso provare a tenerle dietro, mancavano ancora quattro giri, non ci ho neanche provato. Ricordiamo un po', se vi ricordate da telemetria, anche perché dovete ancora girare, però a che velocità si arriva alla prima variante?
Ma se non ricordo circa, male, dovremmo essere intorno ai 280 km orari, credo 280. Tra i 280 e i 285. Andrea, si stacca? Quanti metri? So che il pilota non guarda, però circa. Come ti dicevo, io qui non ho ancora girato. Presumo che si possa superare di poco il cartello di 200 metri. 180? Penso di sì. Cioè, poi pensate, se arriva ai 280 all'ora e si stacca a 180 metri. C'è una cosa che è impensabile. Guy non penso che riuscirà senza ABS, col bene che gli voglio. Non so appunto come saranno i riferimenti di questa macchina, però col Ferrari Challenge, qui alla prima gara che abbiamo fatto, toccavamo i 293, i 294 e staccavamo ai 200 praticamente. Quindi, perché ovviamente noi abbiamo molto più motore, non abbiamo aerodinamica, certo. Quindi sul rettilineo la macchina va molto molto forte. 290 staccate 200, complimenti. Ultima battuta, che siamo in chiusura, chi vince? Nella tua categoria, eh? Non lo so, staremo a vedere, un altro equipaggio molto forte. Questa è una risposta diplomatica, ne voglio una vera. Secondo me i favoriti possono essere Ricci e Palma, che comunque Palma conosce molto bene la macchina, ci è corso tutta la stagione nel GT Sprint, anche Giacomo Ricci. Sicuramente oltre a un caro amico, un ottimo pilota professionista che la macchina conosce bene perché ci ha corso tanto anche lui, quindi partono già da un vantaggio superiore rispetto a noi, che io non ho mai conosciuto la macchina. Alberto Redelli è un vero gentleman, che lo scopo ovviamente di quando sale in macchina è di fare sempre di vincere, però ovviamente siamo consapevoli di magari di non essere a livello degli altri, quindi è un po' una gara test, come certo. Dicevo prima. Andrea, GT3 chi lo vince? Chi vince la gara e poi il campionato? Ma la gara è molto influenzata dagli handicap tempo, perché volevo ricordare che in questo campionato per i vincitori delle gare precedenti sono assegnate delle penalità, quindi degli handicap tempo da scontare durante la fermata, che è di 45 secondi di sosta obbligatoria più gli handicap tempo. Noi abbiamo 30 secondi aggiuntivi, quindi siamo a 1 minuto e 15. Io ripeto, non è obiettivo Audi la vittoria di tappa, ma è il campionato. Campionato, chiaramente. E ve lo auguro. Grazie. Vinci te. Beh, è difficile in gara 1 perché abbiamo anche noi 20 secondi di handicap tempo, e mentre invece i nostri avversari diretti, sia su Porsche sia l'altra Lamborghini di Piccini Livio, non hanno handicap tempo per gara 1, per cui sarà una bella battaglia in gara 1, ma basta scendere dal podio in gara 1 e poi bravissimo. In ogni caso, anche per noi, al di là del risultato finale, che sì, è importante, da morale fa piacere, ma è prioritario e fondamentale il risultato del campionato, certo. Quindi bisognerà correre con intelligenza, guardando anche all'aspetto punti. Signori, vi ringrazio davvero tanto per queste pillole di saggezza e di esperienza, e vi saluto e andremo a vedere che cosa hanno combinato questi ragazzacci. Sono stati assegnati nelle ultime gare di Monza i titoli delle classi GT3, GTK e il trofeo nazionale XAI GT4 del campionato italiano Gran Turismo. A festeggiare troviamo Marco Buonanomi, vincitore della GT3 con l'Audi R8 LMS, Giorgio Sanna e Davide Stanchesi nella GTK con la Lamborghini Gallardo, e a seguire Tiziano Cappelletti, primo nella GT4 con la Ginetta. Presenti a Monza c'erano anche i fratelli Coggiola, con largo anticipo si erano però già aggiudicati la scarna classe GT2 al volante della Porsche 911. Il weekend è stato uno dei migliori dell'intera stagione, grazie al record di iscritti, ben 34 alla partenza. In gara 1 la vittoria assoluta portava la firma della Lamborghini Murcielago dell'austriaco Peter Cox, che andava a sopravanzare con largo margine Buonanomi e Merendino. Cappello chiudeva a quarto, precedendo Cordoni, Guy, primo della GT2, con la debuttante Ferrari 458 Italia. A seguire Baso, Garofano e Piccini, vincitore della GTK. Ponti, 18° assoluto, si imponeva nella GT4 davanti a Donaviti e Milani. Passando in gara 2, era Amos, compagno di squadra di Cox, sempre sulla nera Lamborghini Murcielago, che andava a cogliere la seconda vittoria della giornata, davanti alle due Audi R8 di Albuquerque e Sonvico. Guy, primo della GT2 con la Ferrari, Ruberti, Cioci e Stancheris, vincitore della GTK. Ma nel post-gara, proprio Stancheris e Sanna venivano penalizzati di 25 secondi per il contatto tra Livio, che retrocedeva così di una posizione a vantaggio di Fornaroli e Mastronardi, che con il 7° posto assoluto si classificavano primi della GTK. In GT4 Rangoni non aveva difficoltà a chiudere e a difendere così la prima posizione, precedendo Piro e Quaderno, bravo nelle battute conclusive a prevalere sul mio compagno di squadra Cappelletti.
Solo con i risultati dell'ultima appassionante gara della stagione, ricchissima di emozionanti colpi di scena, Sergio Campana ha conquistato a Monza il campionato italiano di Formula 3 2011. Il modenese della BWM Target ha iscritto così il proprio nome nell'albo d'oro della serie tricolore grazie ai punti incamerati con il quinto posto di gara 2, vinta dal brasiliano Vitor Guerin davanti a Raffaele Marcello e Brandon Maisano. Sabato invece uno strepitoso Michael Lewis con pole position, vittoria e giro più veloce di gara aveva chiuso in anticipo i giochi per il titolo esordiente, dominando su Campana e Maxime Jus. Non contento, l'americano è stato ad un passo dal colpaccio dominando in rimonta anche gara 2, fino a 3 giri dalla fine, quando ha perso nella sabbia della Lesmo la vittoria e un titolo assoluto ormai in tasca. Per Sergio Campana e Michael Lewis si aprono ora le porte di un sogno, con il test al volante della Ferrari Formula 1, assegnato in premio da HXI e scuderia Ferrari. Il penultimo round del trofeo monomarca Predators si è tenuto sul circuito di Franciacorta in provincia di Brescia. Dopo le qualifiche del mattino, alla griglia di partenza vedeva il romano Marco Spadini del team WRT in pole position, seguito da Davide Tartari a soli 2 decimi di secondo, mentre in terza posizione troviamo Corrado Cusi. Allo spegnimento dei semafori, Mario Neri compromette però tutto con una partenza anticipata che verrà sanzionata con una squalifica a fine gara per non aver rispettato il successivo drive-thru. Successivamente, nel tentativo di evitare il contatto, Spadini però paga una traiettoria forzata con un'uscita nella sabbia, che richiede anche in questo caso l'ingresso della safety car. Sono passati solo 2 giri e già dei 3 concorrenti scritti su 11 sono costretti al ritiro. Davanti intanto è lotta aperta tra Davide Tartari e Fabrizio Passi, che si avvicina curva dopo curva. La vera sorpresa della gara è però anche il giovane Alberto Ticchi, che dopo i tempi interessanti e la grinta mostrata in qualifica si ritrova a lottare tra i primi 5 della griglia. Recupera terreno nel frattempo Paolo Marconne, esperto cronoscalatore, che giunge alle spalle di Bassi poco dopo metà della gara. Nel frattempo un contatto tra Cusi e Carrillo nel tentativo del sorpasso comporta l'entrata in pista per la seconda volta della safety car, che ne congela in questo caso le posizioni al 19° giro fino alla conclusione della corsa. Sul traguardo dunque arrivano incolonnati dietro la safety car Davide Tartari, alla sua terza vittoria stagionale e sempre più leader del campionato, seguito da Fabio Bassi e Paolo Marcon. Prossimo appuntamento e gran finale per il trofeo Formula Racing Free firmato Predators a Varano dei Melegari il 13 di novembre.